Ciao e benvenuto al mio nuovo video. Io sono Luigi Melacarne e oggi ti parlo di esterometro e invio dei dati delle fatture estere. Già da qualche mese, infatti, è attivo il servizio dell'Agenzia delle Entrate con il quale bisogna comunicare tutte le fatture emesse o ricevute da e verso aziende o clienti o fornitori che sono fuori dall'Italia. Questa comunicazione si chiama esterometro o chiamato anche spesometro transfrontaliero. Come già sai, perché ne ho già parlato anche in altri miei video, dal 1° di gennaio è arrivato l'obbligo di emettere la fattura di vendita elettronica e di conseguenza si ricevono anche le fatture dei fornitori in formato elettronico. C'è una piccola differenza però, e cioè che verso i clienti esteri fuori dall'Italia non c'è obbligo di emettere la fattura elettronica, e così la stessa cosa vale anche per i fornitori esteri che non sono obbligati a fare la fattura elettronica. In questo caso quindi le fatture verso i clienti esteri o ricevute dai fornitori esteri continuano a rimanere cartacee. Allora, come ci si deve comportare in questo caso? Ecco quindi che la nostra amica Agenzia delle Entrate è venuta in nostro soccorso e si è inventata l'esterometro. Ora ti spiego come funziona, chi è obbligato a compilare l'esterometro e le scadenze per l'invio telematico. Quindi partiamo. Che cos'è l'esterometro? Come ho già detto prima nel video, l'Agenzia delle Entrate ha inventato l'esterometro e proprio tramite questa comunicazione riesce a controllare, perché di questo si tratta, di un controllo, tutte le fatture di acquisto e di vendita che non sono elettroniche e che riguardano clienti o fornitori che sono fuori dall'Unione Europea o all'interno dell'Unione Europea, ma che comunque rimangono sempre comunque fuori dall'Italia. Dal 1° di gennaio del 2019 però è stato abrogato, cioè quindi tolto, lo spesometro, cioè quella comunicazione che in principio, per chi in passato già conosceva, si chiamava allegato clienti e fornitori. Magari farò un altro video dove spiego che cos'era quella comunicazione. Ora ti parlo di come inviarlo e scadenza della comunicazione. Dentro l'esterometro sono contenuti tutti i dati delle fatture di vendita e delle fatture di acquisto da e verso l'estero. Deve essere quindi creato un file da comunicare all'Agenzia delle Entrate in un formato particolare che si chiama XML. Poi dovrà essere firmato in digitale, magari con una firma digitale. Per l'occasione, infatti, vorrei solo ricordarti che se hai bisogno di acquistare la tua firma elettronica o la tua firma digitale, puoi contattare il mio ufficio. Ti lascio qui sotto e anche nella info box i dati del mio sito internet, così potrai trovare maggiori informazioni e anche il modulo per contattare il mio ufficio. L'invio della comunicazione deve essere fatto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data che c'è scritta sul documento. Vorrei solo ricordarti che la prima scadenza per l'invio dell'esterometro era il 28 febbraio del 2019. L'invio del file all'Agenzia delle Entrate può essere fatto con questi due sistemi. Trasmissione dei dati usando un sistema che si chiama FTP,
Io personalmente non l'ho mai usato perché è un sistema abbastanza complicato che va molto bene per quelle grossissime aziende che hanno la necessità di inviare tantissimi documenti ogni mese. Il secondo sistema riguarda la trasmissione telematica utilizzando il servizio che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione e che si chiama Fatture e Corrispettivi. Appunto, si accede dal sito internet, un sito internet particolare dell'Agenzia delle Entrate. Ovviamente, dopo aver compilato tutti i dati dentro un programma di compilazione, si invia questo file all'Agenzia delle Entrate. Questo sistema è il più semplice e può essere utilizzato da tutti quanti, piccole, medie o grosse aziende. Ora vediamo quali sono i soggetti che sono esonerati dall'invio dell'esterometro. Devi sapere infatti che non tutti sono obbligati ad inviare l'esterometro. Infatti ci sono dei soggetti che sono completamente esonerati. Inizio subito a dirti che sono esentati, quindi esonerati dall'invio, gli stessi soggetti che sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica. E quindi, per capirci, sono le imprese o i professionisti che si trovano in un regime di vantaggio, oppure quelli che sono nel regime forfettario, oppure i produttori agricoli in regime di esonero. Poi ci sono altri soggetti che sono esonerati e sono tutti quelli che devono inviare i dati delle fatture al sistema della tessera sanitaria, quindi sono le farmacie, i medici, eccetera, eccetera. Vorrei solo farti notare che l'esonero vale solo per il 2019. Poi ci sono le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime 389 del 91 e che nel periodo di imposta precedente hanno avuto dei ricavi non superiori a 65.000 euro, solo però nell'ambito della loro attività di vendita, vendita commerciale, vendita dei prodotti, ecco. Ora però vediamo quali sono i soggetti obbligati all'invio dell'esterometro. Molto semplicemente sono obbligati all'invio dell'esterometro tutti i soggetti passivi residenti in Italia, cioè quelli che devono, in pratica, compilare l'esterometro riferito a tutte le fatture di vendita o di acquisto che riguardano le operazioni, quindi acquisti e vendite, fatte con dei soggetti non residenti in Italia, quindi quelli fuori dall'Italia, emettere o ricevere fattura elettronica per le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti residenti nel territorio dello Stato. In pratica, per capirci, quelli che hanno una stabile organizzazione all'interno dell'Italia. È possibile quindi fare una fattura elettronica a un cliente fuori dall'Italia? Certo, è possibilissimo. Come ho già detto prima nel video, non c'è l'obbligo di fare una fattura elettronica ad un cliente estero, ma questo non vuol dire che non si possa fare. Nella fattura elettronica, infatti, basta semplicemente indicare i dati anagrafici del cliente e poi aggiungere il codice destinatario con 7 volte X. Devi sapere inoltre che se fai una fattura elettronica ad un cliente estero, alla fine non dovrai compilare l'esterometro. Diciamo che questo potrebbe essere un grosso vantaggio perché ti risparmi di dover fare un'ulteriore comunicazione, un ulteriore adempimento. Ora vediamo quali sono le fatture da comunicare con l'esterometro. Nella comunicazione dell'esterometro bisognerà indicare i dati delle fatture di vendita e di acquisto dei clienti o dei fornitori esteri. Ora ti faccio un piccolo riepilogo
di alcuni tipi di fatture che devono essere comunicati con l'esterometro. Tutte le fatture di vendita verso clienti non residenti in Italia per i quali non è stata fatta una fattura elettronica, come ho già detto prima nel video. Tutte le fatture ricevute da fornitori che sono all'interno dell'Unione Europea. E poi tutte le autofatture per l'acquisto di servizi da fornitori che sono extra CE, quindi che sono fuori dall'Unione Europea. Quali dati bisogna indicare nell'esterometro? Nel programma per la compilazione dell'esterometro bisognerà indicare questi dati: i dati anagrafici del fornitore, i dati anagrafici del cliente, la data della fattura di vendita o di acquisto, la data con la quale è stata registrata la fattura nel registro acquisti, il numero del documento, l'imponibile, la percentuale dell'IVA e l'imposta, se si è obbligati a indicarla. Per ultimo ti parlo delle sanzioni. Ovviamente, come tutte le dichiarazioni, le comunicazioni, in Italia non mancano le sanzioni nel caso in cui non invii o non presenti l'esterometro. Ci sono due tipi di sanzioni. La prima è di 2 euro per ogni fattura omessa o che hai comunicato in maniera sbagliata, fino a un massimo di 1000 euro ogni trimestre. La seconda sanzione è di 1 euro per ogni fattura non comunicata, con un limite massimo di 500 euro al trimestre. Grazie per avermi guardato e ti ricordo anche di iscriverti al mio canale qui su YouTube, di seguirmi su Instagram e ovviamente di visitare il mio sito internet. Così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto! Ciao!